numero 2. Macchina che stacca, partiti con Ribot, che si porta subito a condurre nei confronti di Rajaurs, che tenta di accodarsi. E lo fa davanti a Radenska Daghi, poi Rigoletto Jet, allargo Ramadan Jet, Rivelino in coda. Cerca posizione anche Ramadan Jet, la trova, non la trova per il momento, rimane scoperto all'esterno, mentre Ribot ZS completa i 200 iniziali, già in fase di rallentamento, 14-8. Completati i primi 300 di gara, accenna a spostare all'esterno Rigoletto Jet dopo 400 metri di gara, lo fa per anticipare proprio Ramadan Jet, così Rivelino guadagna una posizione in corda, intanto 37 per il leader Ribot ZS che ha potuto graduare a piacere nei primi 600 metri di gara, ora completa la piegata, 46,9 per i 600. Rigoletto Jet senza fretta si avvicina, mentre la sua scia è presa da Ramadan Jet, mentre in terza posizione rimane Radenska Daghi avanti a Rivelino. Non cambia niente tatticamente dopo 800 di gara. In 1-1-6, 14-7 però davanti alle tribune, si comincia a spingere. Ribot all'esterno, Rigoletto alla corda, Rajaurs, poi Radenska Daghi, ancora Ramadan Jet e Rivelino. Se ne va il chilometro in 1-16,5. Con Ribot che si mantiene in vantaggio, l'errore di Rajaurs a 550 dalla conclusione. Numero così 3, si accoda in Rajaurs seconda posizione Ramadan Jet. Resta invece scoperto all'esterno Rigoletto Jet. Siamo ora all'attacco della curva conclusiva. A largo c'è anche Radenska Daghi, poi Rivelino. 300 alla conclusione. Con Ribot ZS che si mantiene in vantaggio, lo scatto di Radenska Daghi in terza ruota, all'interno c'è Ramadan Jet, cala Rigoletto, allo scatto anche di Rivelino, ultimi 100 di gara con Ribot ZS che si mantiene in vantaggio, nel finale Ribot ZS vince facile, il secondo posto per Ramadan Jet, avanti a Rivelino. 1-15-2 con 29-7 a chiudere, 14-3 la retta d'arrivo, tutto molto facile per Ribot ZS, Roberto Vecchione, una volta al comando, un giro di tranquillo rallentamento dopo la fase iniziale e poi sull'accelerazione di Rigoletto Jet, lo stacco ai 400 finali per andarsene su Ramadan Jet.